Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Allora, l'appassionato di radioascolto classico è appunto il classico cittadino del mondo, perché segue delle radio non da poco, ma delle radio di classe A, radio ufficiali, e per lo più sono radio governative, da cui mai come in questo periodo è importante sentire, diciamo, l'opinione sui fatti di attualità internazionali, principalmente del conflitto russo-ucraino. Ne approfittiamo questa serata anche per parlare dei cambi di orari che ancora ci sono di moda. Si è appena entrato in vigore allora legale in Italia, quindi ci sono dei piccoli cambiamenti di orari e frequenze. Ne approfittiamo di fare un discorso un po' più largo su questa problematica insieme a Paolo Morandotti da Arena Po, provincia di Pavia, che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Paolo, ci sei? Ci sono, Dario, buonasera a te e a tutti quanti sono in ascolto. Ecco, tu diciamo che segui storicamente da parecchio tempo, no? Le radio in lingua italiana, soprattutto hai un buon rapporto con la comunità radiotelevisiva italofona, no? Che raccoglie tutte le trasmissioni, tutte le radio, diciamo, chiamiamole governative, no? Che hanno una trasmissione in italiano, e credo che forse non mi sbaglio a dire che in questo periodo quelle le radio da tenere sotto controllo, da ascoltare per capire qual è la loro opinione su quello che sta succedendo fra Russia e Ucraina sono perlomeno quattro, cioè Radio Romania, La Voce della Turchia, le Vatican News e Radio Cina. Cosa mi puoi dire su queste quattro emittenti? Che tipo di giornalismo fanno? Un giornalismo istituzionale oppure coinvolgono anche liberi professionisti? Paolo? Sicuramente è un giornalismo istituzionale, come tutte le radio per l'estero sono fatte per un certo tipo di programmi che devono riflettere in qualche misura il punto di vista governativo o comunque la linea ufficiale di un paese, e poi chiaramente c'è spesso spazio per opinioni e interviste, però non si possono discostare più di tanto da questa linea. È vero quello che tu dicevi, abbiamo addirittura due radio che parlano in italiano da paesi che sono confinanti direttamente, la Romania indirettamente tramite il mare, la Turchia, con la zona del conflitto, soprattutto con la parte sud dell'Ucraina, dove l'invasione sta, a quanto si dice almeno, sta concentrando gli sforzi maggiori.
Ecco, la voce della Turchia, diciamo che è il servizio per l'estero della TRT di Ankara, che è appunto una radio governativa, un governo che in questo periodo si sta impegnando proprio per dei negoziati, no? Ci sono già stati due incontri fra le delegazioni ucraine e quelle russe proprio in un paese della Turchia, adesso mi sfugge il nome, e quindi diciamo quella trasmissione è importante per capire qual è l'opinione che si fanno i giornalisti locali, insomma, no? Sì, soprattutto capire come il governo turco sta gestendo la cosa. Diversa da questo punto di vista la posizione della Romania, anche geopoliticamente con una storia diversa, se vogliamo, ma quindi anche con una sensibilità differente rispetto a quello che sta succedendo in questo momento, e soprattutto primo paese di accoglienza con la Polonia dei profughi che escono dall'Ucraina. Una enormità di profughi che stanno varcando il confine rumeno. E i rumeni, che poi storicamente, anche se ultimamente la loro economia interna è migliorata rispetto, diciamo, al passato, oramai sono membri a pieno titolo della comunità europea, hanno i loro problemi economici, e affrontare una situazione simile non è molto semplice, no? No, assolutamente no, e soprattutto dopo il duro periodo da cui usciamo, questi due anni di pandemia che hanno messo in ginocchio moltissime economie, e quindi diciamo che non poteva esserci un momento peggiore da questo punto di vista, semmai si può parlare di un momento migliore per una catastrofe di questo tipo. Ecco, ma Paolo, ma queste radio, no? Abbiamo detto Radio Romania, Voce della Turchia, che sono soprattutto la Romania, che, no? Che è un paese NATO. Ogni tanto offre la possibilità, che so, di fare una rassegna stampa, di parlare di che cosa dicono i giornali locali a proposito di questo tema? Più che i giornali locali c'è molta attenzione in senso generale su quello che sta facendo il governo per organizzare l'accoglienza ai profughi. Devo dire che le rubriche, la programmazione, il palinsesto in generale non sono cambiati particolarmente, e quindi da questo punto di vista è un bene o un male, nel senso che comunque abbiamo i classici spazi. Nel caso di Radio Romania gli ascoltatori li conoscono, sono i notiziari e l'approfondimento che segue per normalmente una decina di minuti in tutto, quindi più che sufficiente. È rimasta quella che era, insomma, Radio Romania. Immagine. E diciamo, poi oltretutto, dicevamo proprio in apertura, ci sono le Vatican News, l'ex Radio Vaticana, cioè anche se Radio Vaticana ancora va sulle onde corte, so che ha riaperto un servizio in ucraino, se non erro, no, Radio Vaticana? Radio Vaticana ha sempre avuto questo servizio che negli anni della guerra fredda non riceveva grandissima comunicazione, appena cadde il muro venne inondato di lettere di ascoltatori, e quindi ha sicuramente una storia di ascolto in Ucraina. Inondato perché prima le lettere non filtravano, non venivano recapitate? Non venivano, probabilmente non osavano neanche spedirle. Spieghiamo perché, sai, io mi sono accorto, certo, che c'è una fetta del nostro audience che si mantiene sui 30-32 anni e non sanno quello che succedeva durante la cortina di ferro, che praticamente parecchie radio occidentali trasmettevano, però non avevano riscontro di chi li poteva seguire, perché proprio la posta, la corrispondenza, in alcuni casi non veniva proprio smaltita verso l'Occidente. No, soprattutto non era piacevole far sapere in qualche modo che si ascoltava una radio appunto dall'Occidente, oltretutto la radio di una chiesa che non era la chiesa ortodossa. No? La serie Il nemico ti ascolta, no? Il clima era sicuramente quello. giustamente tu dici, non tutti
gli ascoltatori l'hanno vissuto, perché sono fortunatamente per loro abbastanza giovani rispetto a noi che siamo diversamente giovani, invece ce lo ricordiamo bene. L'ascolto delle onde corte è chiaramente anonimo e libero da un certo punto di vista, se si proprio mantiene il volume altissimo. Fai sapere a tutti che stai ascoltando una certa radio, ma quello che viene dopo, cioè il contatto, il feedback, la creazione di rapporti anche umani che seguono l'ascolto, beh, quello invece richiede un passaggio in più, che quello all'epoca era solo quello della posta, e la posta invece si prestava a determinati controlli che potevano anche mettere nei guai chi l'avesse usata. Adesso diciamo che ci sono altri sistemi, perché purtroppo, ahimè, è internet che viene filtrata. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ma ancora, per quanto riguarda le Vatican News, c'è stato qualche cambiamento nella programmazione, visto diciamo l'offerta che ha fatto il Vaticano anche di porsi come mediatore, e poi di fatti al momento non c'è, a parte l'appello del Papa contro la guerra, che è una follia, ma c'è stato un cambiamento nella programmazione, nelle Vatican News, Paolo? No, sembrerebbe che ci sia una replica in più dei programmi in russo e ucraino, e quindi una possibilità in più di ascolto. Da quello che ho potuto vedere, dire soprattutto finora, non mi è parso che ci siano stati significativi cambiamenti nel format dei programmi onde corte, perlomeno. Invece qua e là sappiamo che alcuni programmi sono stati aperti o comunque riportati sulle onde corte dopo una lunga assenza. Questo, l'ultimo caso, se ricordo bene, è La Voce della Corea, e questo, dicevo, ci fa pensare, ci fa ripensare anzi a tutto quello che è stato detto e fatto negli ultimi anni. Proprio all'inizio dell'invasione, quindi della crisi dei profughi, è stato chiesto in un'intervista dell'Eurovisione, è stato chiesto a uno dei responsabili della radio ucraina di cosa avevano bisogno. Lui apprezza molto il fatto che alcune radio dei paesi di confine ritrasmettevano la radio ucraina in DAB, per esempio, comunque in ambito locale, però aveva detto che avrebbero apprezzato molto anche una ritrasmissione in onda media, che nel paese era molto seguita. È solo che non ci sono praticamente più trasmettitori onda media liberi per questi scopi. Questo mi ha fatto molto diciamo pensare. Che per quanto riguarda le Vatican News, posso aggiungere io un aneddoto, che rispetto diciamo alla vecchia Radio Vaticana che andava su onde corte, noto molto interessante, diciamo, la presenza di video anche spezzettati, no, su YouTube del canale delle Vatican News, dove per esempio io ultimamente ho seguito la cerimonia della consacrazione della Russia e l'Ucraina alla Madonna di Fatima. Quello era anche stata un'occasione per rimarcare di nuovo l'importanza di far tacere le armi. E al di fuori del Vaticano, penso un'altra voce importante è quella di Radio Cina. Probabilmente sì, però mi pare che ormai trasmetta solo musica, quindi purtroppo non è più così interessante da questo punto di vista come un tempo, rimandando poi anche lei a un servizio internet che, vabbè, ha i suoi pregi, i suoi difetti, ma è altro rispetto all'ascolto in onde corte. Sì, infatti confermo, Radio Cina al momento si visualizza solamente qualche volta con dei post dalla sua pagina ufficiale di Facebook, più che altro sono a volte delle dirette su argomenti di tipo culturale. Quindi decisamente meno efficace da questo punto di vista, anche se poi, come sempre, ha mantenuto le tre trasmissioni quotidiane in italiano e si è limitata giusto al tradizionale aggiustamento di frequenza della prima alle 6 UTC.
Ecco, giusto, visto che stiamo in addirittura d'arrivo, Paolo, in chiusura di trasmissione, vogliamo giusto come una sorta di bibliografia ricordare gli orari delle radio di cui abbiamo citato? Comincerei da Radio Romania Internazionale, cominciamo dalle 14 UTC, le 16 in Italia, su 9520 kHz, poi alle 16 UTC, la seconda trasmissione, quindi le 18 in Italia, e le 18 UTC, le 20 in Italia, su 5910, alle 18 UTC e in DRM. Poi abbiamo detto la voce della Turchia, che è rimasta alle 16 italiane, quindi le 14 UTC, su 11710 kHz. Abbiamo la Radio Vaticana, sempre alle 8 ore italiana, quindi le 6 UTC, su 11620 kHz. E infine abbiamo Radio Cina Internazionale, che come dicevo alle 6 UTC è su 17520 kHz, alle 18 UTC, quindi le 20 in Italia, su 7340 e 7435 kHz, e infine alle 22:30 ora italiana, quindi le 20:30 UTC, sempre su 7265 e 7345 kHz. Quest'ultime trasmissioni, quelle della Cina, durano un'ora, quella della Radio Vaticana una decina di minuti, 10-15, e quelle di Radio Romania e Voce della Turchia una mezz'oretta. Ecco, mi sembra che abbiamo detto quasi tutto di, diciamo, quelle radio che bisogna un po' considerare come delle stelle polari, no? di riferimento per seguire l'attualità, perché sono delle radio ufficiali, delle radio governative, quindi da seguire per aggiornarsi anche sulla la situazione del conflitto russo-ucraino. Abbiamo ancora qualche secondo a nostra disposizione. Paolo Morandotti del portale Italradio, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Io invito sempre anche chi conosce qualche lingua oltre all'italiano a cercare di captare le trasmissioni degli altri paesi fortemente interessati, come la BBC, Radio France Internationale. La situazione è molto fluida e anche conoscere questi punti di vista può sempre dare quelle indicazioni in più che aiuta a capire, oltre le apparenze, cosa sta succedendo. La Polonia anche, no? Polonia, sì, con un po' più di fatica si può provare anche quella. Poi, anche la, naturalmente, la France, tutto quello, ad esempio a livello di digitale terrestre, ho visto che France TG24 sta facendo un'ottima copertura del conflitto ucraino, però è adatta per chi mastica bene il francese. Allora, giusto per chiudere, qualche novità in cantiere per Ital Radio? Non proprio, stiamo cercando di riorganizzarci un po' dopo questo lungo periodo di chiusura, un po' di messa a punto, ecco, nulla di più. Allora, in collegamento telefonico da Arena Po in provincia di Pavia, Paolo Morandotti del portale Ital Radio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te per l'invito, buona serata a tutti. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ogni giorno Google riceve circa 20 milioni di contributi su Maps, la nota app di navigazione. Nel 2021 i team globali che si occupano del servizio hanno bloccato oltre 100 milioni di modifiche errate, tra cui foto, descrizioni e orari di apertura delle attività commerciali. Grazie all'utilizzo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, Google è riuscita a identificare e rimuovere più di 7 milioni di falsi profili aziendali, 630.000 dei quali segnalati direttamente dagli utenti. Oltre 12 milioni i tentativi di creare account aziendali fasulli e quasi 8 milioni quelli finalizzati a rivendicare attività commerciali non appartenenti ai malintenzionati. La consultazione di Maps è raddoppiata durante la pandemia per la necessità degli utenti di consultare orari di apertura e chiusura di attività per limitare gli spostamenti. Da qui la situazione creatasi: bloccati fake account, rimosse recensioni e altre attività.
Checkpoint Research, divisione dell'agenzia di sicurezza informatica Checkpoint Software Technologies, ha emesso una nota in cui sottolinea l'incremento delle truffe online dei soliti avvoltoi che hanno come oggetto la richiesta di donazioni per l'Ucraina, un trend che è diretta conseguenza dell'ascesa, già dallo scoppio della guerra, nell'utilizzo delle criptovalute a sostegno della resistenza di Kiev e dei rifugiati. Le campagne di truffe in rete si fondano tutte sulla richiesta di supporto economico da inviare tramite Bitcoin e simili, così da rendere molto difficile il tracciamento. Spesso inoltre i criminali mischiano siti illegittimi con quelli reali. Il Checkpoint Software ha sempre tenuto sott'occhio il dark web. L'anno scorso trovavamo annunci che pubblicizzavano servizi ingannevoli per la pandemia. Oggi vediamo apparire richieste fasulle di donazioni per l'Ucraina. Il consiglio degli esperti è quello di fare affidamento a portali riconosciuti per l'invio di offerte, come quelli di enti pubblici e organizzazioni globali. Apple sta valutando un servizio di abbonamento per l'iPhone e altri dei suoi prodotti hardware, una sorta di programma di auto-leasing che segnerebbe un cambio di rotta per Cupertino. Lo riporta la stampa specializzata. Apple finora ha venduto i suoi dispositivi a prezzo pieno, consentendo il pagamento a rate. Con l'abbonamento per l'hardware invece offre i suoi dispositivi a fronte del pagamento di una commissione mensile. Gli investitori da tempo chiedono una simile iniziativa ad Apple in quanto consentirebbe di generare più ricavi e renderebbe più facile ai consumatori digerire la spesa di migliaia di dollari per dispositivi nuovi. Il conflitto russo-ucraino continua a impegnare anche le pagine della stampa dedicate alle cyber news. In tal senso, questa settimana spiccano tre notizie di particolare rilievo. La prima è che la Russia, limitatamente al suo territorio, ha bloccato Google News TAS per materiali contenenti informazioni, secondo i russi inaffidabili, soprattutto relative alle operazioni militari. Poi invece Anonymous, che ha hackerato la banca centrale russa col rilascio di oltre 30.000 file riservati. Infine, oltre la vicenda dell'antivirus russo Kaspersky, che le amministrazioni pubbliche italiane dovrebbero rimuovere, si aggiunge la notizia che Israele ha bloccato la fornitura del software spia Pegasus a Kiev per timori di reazioni della Russia, una notizia riportata dal Washington Post e la cui politica rientrava nell'avallo statunitense per potenziare gli sforzi ucraini di sorveglianza e difesa. Chiaramente ora ci si interroga circa la linea della società che fornisce il software. Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.